sia proprio il Palermo, c'è il Sud Tirol, un avversario tosto, secondo molti detti ai lavori, quindi che sorteggio è stato questo per la Reggina? Ma io penso che sia stata la più forte squadra che potevamo prendere, e non lo dico tanto per dire, è una squadra che sta bene insieme, non tanto come valori individuali, ma secondo me sono forti anche lì, però come squadra hanno uno spirito di squadra incredibile, giocano insieme diversi di loro da tanti anni, qualcheduno l'ho già affrontati con il Cosenza. Una squadra molto, molto organizzata, molto pericolosissimi quando ripartono, pericolosissimi. E non siamo stati fortunati, che qualcheduno pensi che sia una partita facile, perché forse pensano più al nome che a quello che c'è in campo, ma questa è una grande squadra. Non si arriva 4 volte a fare playoff nelle fasi finali se non hai una struttura, se non hai una dirigenza e se non hai una squadra all'altezza. Perciò questa è la realtà. Sa, mister, noi però ci arriviamo insomma con l'entusiasmo di questo passaggio del turno che non è stato assolutamente semplice. Le condizioni generali del gruppo, perché comunque soprattutto dal punto di vista nervoso, io immagino anche per come si era messa la partita all'andata, per il risultato e per il contorno, mettiamolo così, sicuramente ci sono stati dispendi di energie nervose. Come siamo messi da questo punto di vista? Ma ieri l'abbiamo lasciati tranquilli, hanno fatto allenamento solo quelli che lo volevano fare, era facoltativo, abbiamo cercato di farli recuperare sotto tutti i punti di vista, vediamo oggi come stanno e poi in base a come stanno ci organizziamo l'allenamento, non è che possiamo preparare chissà cosa o chissà, meno male che abbiamo fatto qualche cosa prima di iniziare i playoff, ora si viaggia ogni 3 giorni non è che ti rimane molto da preparare, onestamente. Tra oggi e domani qualcosa vedremo di fare, sperando di farlo bene. Mister, a mio avviso, paradossalmente, proprio anche in ragione del regolamento, l'Avellino, diciamo, giocando la prima partita in casa, potrebbe avere il favore dal punto di vista della determinazione, dal punto di vista dell'impeto e della voglia di vincere, perché ovviamente il regolamento impone di vincerne almeno una, insomma, quindi è ovvio che se l'Avellino dovesse ripetere almeno il primo tempo come intensità, il primo tempo del Palermo, per il Sud Tirol che lei ha lodato moltissimo, insomma, sarebbe comunque una brutta carta da pelare. Io ho detto quello che penso del Sud Tirol, non è che vado, per me è una squadra così e l'ho descritta così, mi auguro di non vederla nelle 2 partite che dobbiamo fare noi, mi auguro di non vederli proprio, questo è un altro discorso, noi dobbiamo pensare a noi per quello che possiamo fare, bisogna vedere come recuperiamo, chi ha recuperato, chi non recupera, giocando ogni 3 giorni non lo possiamo sapere finché non li vediamo. Perciò poi al di là di tutto la partita noi la facciamo sempre in base alle nostre caratteristiche, questo è poco ma sicuro, non è che andiamo dietro a altre considerazioni. Bisogna prepararla bene perché è una partita molto difficile per noi, ma lo sarà anche per loro, sia all'andata che al ritorno. Tutto qui. Buongiorno, le volevo chiedere. Buongiorno. Ma non lo dirò mai, non ho mai visto uno fa il bischero, non lo dirò mai. Poi le volevo chiedere, la spensieratezza, diciamo, di questa squadra, del Sud Tirol, che è una squadra che gioca, ho visto dei filmati, molto in velocità, una buona tecnica, come diceva lei, una squadra veramente che sa quello che fa in campo, però loro forse hanno questa leggerezza, le preoccupa più questa leggerezza che hanno, diciamo, fra Avellino e Palermo c'è il blasone anche che si incontrava, erano 2 squadre praticamente che avevano un peso enorme sulle spalle, forse questo è un peso più leggero sulle spalle, può essere una cosa positiva o negativa per l'Avellino? Ma io non credo che abbiano un peso leggero sulle spalle, perché è una vita che vogliono salire di categoria, perciò non credo proprio che l'abbiano più leggero loro di noi. Loro sono una squadra
se andiamo a vedere, hanno una rosa composta da giocatori forti, così come ce l'abbiamo noi, però non penso siano molto più leggeri. Anche loro erano primi fino a tre domeniche dalla fine, se vincevano a Trieste andavano in testa, perciò qualche problema gli è venuto fuori anche a loro dopo, no? Perciò vediamo, non penso ci sia grande differenza sotto l'aspetto della leggerezza o meno. Pesa a noi, ma pesa anche a loro. Mister, volevo chiederle se ha in mente qualche cambio, visto che insomma le due partite consecutive ravvicinate hanno giocato gli stessi, se ritiene che qualche giocatore sia stanco per quanto tutti i medici emozionali conferma. E poi le volevo chiedere qualcosa dal punto di vista emozionale, l'ha già detto. Però è stato molto bello rivedere la gente prima della partita, no? Questo abbraccio fortissimo con la squadra, dovuto forse a tanti motivi, un po' la voglia di uscire dal Covid, sicuramente la passione per il primo, ma anche un po' la competizione, no? La squadra Salernitana in Serie A, il Benevento che è retrocesso in B, quindi è un modo per dire comunque noi siamo la Avellino. No, ma io penso che quella è una cosa, farebbe ancora più piacere vederli dentro uno stadio. Cioè io non capisco, in Serie D c'è accesso libero, in C no. Vabbè, si ritorna sempre al solito discorso. Io non so come ragioniamo a volte, perciò è meglio che mi fermo qui. Tra due giorni, quando andiamo là da loro, c'è la gente, da noi no. E per quanto riguarda le sostituzioni, le cose, l'ho detto prima, non so come li trovo oggi, che facciamo il primo allenamento per chi ha giocato. Vediamo come stanno, dobbiamo vedere prima come stanno, prima di pensare a eventuali sostituzioni. Ci abbiamo dei ragazzi che stanno molto bene, che corrono, se il caso giocheranno. Però dobbiamo prima vederli, prima di parlare di chi gioca, come giochiamo, dobbiamo vedere come stanno i ragazzi, perché penso la prima cosa è quella. C'è qualcuno che viene particolarmente stanco? Cioè... Può essere. Maniero è sempre stanco, è nato stanco. No, stanno tutti bene da quel punto di vista lì, bisogna poi vedere come recuperano da qui a domenica, ora al di là degli scherzi, bisogna vedere come stanno veramente. Mister, buongiorno. Buongiorno. Si gioca ogni tre giorni, lei lo ha detto, molti ritengono paradossalmente che però chi ha modo di giocare così tanto frequentemente entra in ritmo più rapidamente. Le chiedo anche se questo può essere addirittura un vantaggio per le squadre che hanno iniziato in termini non troppo dilatati come l'Avellino e poi sul suo collega Stefano Vetti che tornerà in banchina. In questa struttura importante che lei descriveva c'è anche il lavoro del tecnico da però. Ma io penso che Vecchi ha sempre fatto bene dove è andato, perciò è un allenatore bravo. È un giovane, mi sembra che sia un emergente, lo vedo che lo accostano a diverse panchine anche in categorie superiori. Ha sempre lavorato bene anche nei giovanili dell'Inter. Bisogna solo fargli complimenti per come stanno lavorando. La prima? Sul fatto di giocare con... Ogni tre... Aiuta il Sì, ma c'è anche il rovescio della medaglia. Bisogna vedere poi chi recupera prima, chi recupera dopo. Quando l'ho fatti l'ultima volta ai playoff giocavamo sempre all'8:30. Ora vedo giochiamo sempre alle 5:30. 5:30 in alcune città trovi 28-30 gradi. Non è facile, spendi di più. Quando giochi la sera è più facile anche recuperare, anche se è più difficile dormire dopo una partita, sei stanco, tutte le cose. Però recuperi meglio. Respiri meglio, viaggia tutto più forte, noi, il pallone, però c'è le televisioni e dobbiamo giocare alle 5:30, vedo lo fanno tutti, perciò non possiamo certo noi lamentarci. Buongiorno mister. Buongiorno. Marino e Raffaella si sono spesi tantissimo la partita contro il Palermo, che contento sicuramente del loro rapporto, anche se non hanno segnato. Dall'altro lato invece, rispetto alla partita contro il Palermo, lei disse alla vigilia, disse la partita andata è quella più importante. Mi viene lo stesso discorso anche per quello di domenica? Ma sono tutte cose che si dicano al momento, no? Dove andiamo lo diciamo. Io penso che nell'arco dei 180 minuti deve prevalere la forza della squadra con cui giochi, no? Se noi siamo più forti di loro lo dobbiamo dimostrare, vedere come stiamo, quello che facciamo.
noi dobbiamo stare attenti, loro sono molto veloci nel ripartire, molto bravi, sono giocatori, c'è Casiraghi, mi sembra abbia fatto 16 gol, a volte salta sempre l'uomo, c'è Fischnarler che io ho avuto ad Alessandria, sono ragazzi molto veloci, molto bravi, bisogna stare attenti, fare la partita che sappiamo fare, prepararla nel miglior modo possibile che possiamo e vedere anche di che panni si vestano. C'è un insieme di cose, è una partita che difficilmente riesci a decifrare, no? Sì, vediamo le partite come loro vedono le nostre, ma poi il campo è il momento. Vedere come è partito, per dire, Ciancio, andare a cercare di prendere un pallone che era destinato a fuori e non l'ha mollato fino all'ultimo centimetro, ti fa capire che dentro ci avevano qualcosa. Perciò bisogna vedere un sacco di cose. Noi siamo una squadra che dobbiamo giocare sui ritmi, sulla cattiveria agonistica, chiaro, no, altre cose, sulla determinazione, sulle motivazioni. Questa è una squadra che rispecchia, penso, la maglia che ci portiamo addosso, no? Perciò sappiamo fare questo e lo dobbiamo fare più possibile. Col Palermo abbiamo fatto bene un tempo, poi siamo abbassati un po' troppo. Dobbiamo iniziare a tenere più alti i ritmi per un'ora. Bisogna vedere sempre se ce la facciamo. C'è un sacco di sé in una partita. Vediamo un po', vediamo come prepararla, vediamo chi recuperiamo e poi inizieremo a parlare di assetto. Maniere Fella si sono dati da fare, come quando sono entrati Santaniello e Bernardotto, quei 5 minuti che hanno fatto sono andati a 2000. Che poi tutti gli chiediamo gol, gli chiediamo di fare la differenza, questo fa parte del gioco. A me mi interessa che, per dire, Maniero con quella giocata ha un buon 70%, poi bisogna essere lì, quelle sono le qualità di D'Angelo, per carità di Dio, non si fa 10 gol per caso, eh? Perciò è un insieme di cose. Grazie. Buongiorno. Questa è una squadra che deve essere con la determinazione, con la vinta, ovviamente, che deve portarsi sul campo di gioco. A tal proposito, lei è preoccupato per la mole di ammunizioni, tutti, insomma, i giocatori ovviamente fondamentali. E poi un'altra domanda su Enrico, perché in tanti nel post partita si sono chiesti ancora una volta dove sia finito. Lei la scorsa settimana ci ha detto deve, insomma, guarire, tra virgolette, prima nella testa, poi nel fisico. Non mi ricordo di aver detto che doveva guarire nella testa e poi nel fisico. I suoi limiti sono nella testa. No, ma lui dipende da come sta lui. Lui deve lavorare come fanno i suoi compagni. Lui sta bene, lui è un periodo che sta molto bene. Il problema di Andrea è che devi anche capire in dove collocarlo, in una squadra che gioca in una certa maniera. Noi non possiamo sbagliare niente, non ci possiamo permettere di regalare niente a nessuno. Questo sia ben chiaro, cioè lui che si deve calare nella realtà in cui è. Lui gli riconosciamo un sacco di cose. Lui è uno che veramente, anche domenica, se non si sbloccava la partita, entrava, perché è uno di quelli che salta all'uomo. Però si deve sbattere un pochino di più anche nell'allenamento, deve andare dietro ai suoi compagni, deve fargli vedere che c'è anche lui. Lui è un bravissimo, tutti gli vogliamo bene, i compagni, io, il direttore, tutti. Però anche lui ci faccia vedere quello che veramente ci può dare, per quanto, mezz'ora, 20 minuti, un'ora, però ce lo deve far vedere. Qui diritto divino non ce l'ha nessuno. Perciò, poi la prima... Ma le ammonizioni fanno parte del gioco. Io non vado certo da un giocatore a dirgli di non entrare perché sei ammonito. Se vedo che non entra perché è ammonito, lo levo. A me non mi interessa queste cose. Anche loro hanno 6 ammoniti. Perciò dobbiamo stare attenti, quello sì, fare falli stupidi, se sì, ma se uno ti va via devi fare come Aloy tutta la vita. Ci mancherebbe. Rientra dalla squalifica Micheli, che ha fatto il tifo sulla tribuna, anche lui l'ha vissuta come se fosse in campo, però c'è da registrare, e insomma merito anche a lei che ha dato fiducia in un momento in cui le gerarchie sembravano fatte, a Dossena, che sta davvero crescendo in maniera esponenziale. Ma Dossena sta facendo bene. Dossena è stato collocato lì, il suggerimento me l'ha dato il direttore. Andrea, perché non provi lì?
ma io non c'ho mica niente, non è mica una vergogna a dire le cose. E io gli ho detto, dopo un allenamento che lo vidi, gli dissi, mamma mia, sta buono. E invece poi ha avuto ragione, perché ha avuto ragione il ragazzo, ha avuto ragione chi mi aveva suggerito che è il direttore. Cioè, qui si lavora tutti insieme, non è che c'è chi c'ha il dono di vedere le... Io, vedendolo come braccetto, secondo me faceva molta fatica. Invece lì, quando è protetto ai lati, come può essere una difesa a 4, come può... poi dipende da lui. Lui è un ragazzo che sta facendo bene, ma anche Mirko sta bene. Ha passato un periodo non bellissimo, dobbiamo essere onesti quando parliamo, però adesso sta molto bene. Tra le altre cose, si sta comportando anche alla grande dentro il gruppo. Prima rideva anche meno, ora ride pure. Perciò onestamente lo vedo bene, nel caso ci fosse bisogno, nel caso non c'ho il minimo dubbio su Mirko, perché ha fatto un campionato importante insieme agli altri. Ora c'è il ragazzo, sta facendo bene, è giusto che se il ragazzo non accusa niente continui a giocare. Mi sembra anche normale, come l'ha fatto lui prima lo sta facendo il ragazzo. Prego. Ma Laezza ha fatto un grande lavoro con Recupero Infortunati, che è Vito Barberio. Ha fatto un grandissimo lavoro, ha recuperato alla grande quello che era il suo problema. E poi il ragazzo, che quando lo chiami in causa, oltre che con le sue doti, gioca una dote importante nel calcio, che è il cuore. Quello c'ha più cuore di tutti, molto probabilmente, perché sa quello che ha passato, mi sembra sia il quarto legamento crociato. Perciò se non hai una forza dentro, non torni a certi livelli. Non ci arrivi nemmeno vicino. Perciò tanto di cappello per quello che ha fatto, per essere presente in questi playoff. Silvestri secondo me è sulla strada giusta, c'è ancora qualche fastidio, però intanto domenica, se aveva bisogno, 5-10 minuti te li faceva. Deve lavorare, deve mettersi in moto anche lui in una certa maniera, deve ritornare a correre senza fastidi, però lui non ha problemi, lui se c'ha bisogno di fare mezz'ora o un tempo, lui lo butti dentro, lui lo trovi, è un altro Laezza, eh? È un altro Laezza per com'è come persona e com'è come atteggiamento verso gli altri. Non si può che parlarne bene, anche se è matto come un cavallo, però si sta bene insieme io e lui. Mister, stavolta non siamo testa di serie, stavolta giochiamo la prima in casa, cambia qualcosa nell'approccio, nell'atteggiamento, nel piano partita, come dice adesso, oppure ce la giochiamo punto sia dentro che fuori? No, noi dobbiamo prepararle bene tutte e due. Dobbiamo essere bravi in tutte e due le partite, perché loro, specialmente in casa, io ho visto, mi sembra abbiano fatto una sessantina di gol in tutto il campionato, c'hanno gente in doppia cifra, è una squadra, lo ripeto per l'ennesima volta, forte. È chiaro che noi dobbiamo fare di tutto per buttarli fuori, così faranno loro. Noi ci dobbiamo preparare bene, poi dopo il piano partita lo decide sempre il campo, no? Fa risultato qua, vai là e cerchi di fare altre cose. Devi recuperare una partita. Purtroppo i playoff, a volte si è vinto una finale col direttore, all'andata si era fatto 0-0, gli unici che ci credevamo si era in tre, io, lui, Amodio, Bonomo, che erano tutti i dirigenti dentro il campo lì, e gli altri erano tutti andati via. Eppure si è vinto 2-0 a Roma e siamo andati in Serie B noi. Cioè le partite vanno giocate, è inutile parlarne prima, oddio che succede. Succede che intanto te le vai a giocare, poi vediamo che succede. Perché le partite, quando non conosci gli avversari, si giocano in due tempi, no? Primo tempo, poi li vedi, sai come affrontarli, ti fa un'opinione. Vediamo. Così loro di noi. Grazie mille. Grazie a voi, arrivederci. Buongiorno.